una scelta importante di Max Allegri a Firenze, a casa Vlahovic, in quella che era casa di Dusan Vlahovic, c'è Milik al centro dell'attacco, non ha voluto esporre l'attaccante a una partita caldissima, c'è Kostic con Di Maria, soprattutto c'è Paredes al centrocampo esordio dal primo minuto insieme a Locatelli McKennie, dietro Danilo fa il centrale con Bremer, in porta ancora Mattia Perin perché Szczęsny nell'ultima partita si è avuto un problema alla caviglia, sarà fuori ancora 3 settimane, Cuadrado e Alexandro a completare la formazione. Fischio dell'arbitro Doveri, al VAR c'è Aureliano in questo pomeriggio, Fiorentina e Locatelli per Cuadrado, Cuadrado sul fondo, il cross è da solo, il tiro in porta, quasi c'è rete, la rete, però la posizione, gol di Milik, però gol della Juve, un gol molto bello secondo me, per come è nato, tanta qualità da destra a sinistra, poi palla al centro e Milik appoggia a porta vuota per il secondo gol nella Juventus in 20 minuti giocati effettivi, credo, da questo. In che parte del corpo l'ha presa? Col fianco, credo, col fianco. Fianco pancia. Attendiamo il VAR, Scalinzi, ma secondo me è tutto buono. Comunque, c'è Calvar di Doveri che attende da Aureliano la... È finito il check, gol, buono, regolare il gol, 1-0, ma soprattutto Milik ancora una volta come contro lo Spezia, davvero letale. Ai ai ai. Pareggio della Fiorentina contro piedi, c'è un bagno corso, però attenzione, qua me solo da anche sull'1-0 che è arrivato con una buona giocata da parte di Di Maria. Io avevo già visto in partenza la Fiorentina avere il pallino del gioco e così è rimasto anche per tutto il resto della partita. Poi la Juve, secondo me, in una fascia del primo tempo ha anche amministrato abbastanza bene, sono stati 5-6 minuti, dopodiché si è rispenta di nuovo. Difatti loro hanno ricominciato ad alzare il baricentro, noi ci siamo abbassati come al solito, nessuno più è andato a pressare e li tenevamo sempre lì. È arrivato il gol del pareggio e poi è arrivato anche il calcio di rigore. Attenzione che il VAR ferma il gioco. Era fallo di mano. Ferma il gioco e va a vedere il fallo di mano. E Paredes piano piano. Scalinzi, cos'è successo? Un cross da sinistra di De Ligt con Paredes che effettivamente allarga la mano. Il pallone è tra i piedi di Jovic che l'ha messo a terra, con Doveri che chiede alla difesa Juve di rispettare la linea dell'area di rigore, di rimanere al di fuori del perimetro dell'area di rigore. Jovic contro Perin, abbiamo detto che Perin è il suo salva tutto, è il suo anno. Perin salva tutto, è l'anno di Perin, abbiamo energia esageriamo, troppa energia troppa energia con Jovic contro Perin. Para il rigore Perin! Para il rigore Perin! Para il rigore Perin! Para il rigore Perin! È l'anno di Perin Rindone! È l'anno di Perin Rindone! Io non ho visto un tiro in porta, un tiro, a parte quello di il gol, poi forse ce n'è stato un altro che adesso più non mi ricordo neanche. Ah sì, McKennie quando ha sbagliato lì davanti. Non abbiamo fatto più un tiro in porta, ma si può, tutte le partite così.